Si lavora alacremente a Isernia in vista delle comunali di ottobre. Ieri sera, con la regia di Vincenzo Nero, si sono ritrovate attorno a un tavolo diverse forze politiche della regione che si riconoscono in un'area moderata. Lo stesso Vincenzo Nero in rappresentanza dei popolari. Vincenzo Cotugno e Gianluca Cefaratti per Orgoglio Molise. L'assessore regionale al lavoro Mena Calenda. Il presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone. L'imprenditore Cosmo Tedeschi, ritenuto vicinissimo a Michele Iorio in questa fase storica, i consiglieri comunali in carica, Enzo Di Luozzo, Roberto Di Pasquale e Vittoria Succi. Assente giustificato Andrea Di Lucente, rappresentato però al tavolo da Manolo Sacco, primo cittadino di Pescolanciano. Nessuno ha fatto nomi, almeno in questa fase interlocutoria. Tutti i partecipanti, o quasi, hanno affermato che il sindaco d'Apollonio non può essere riproposto all'attenzione dell'elettorato. Dato politico rilevante, al tavolo non hanno partecipato Azione e Italia Viva. Secondo gli organizzatori, perché non invitati? Per i due partiti, invece, l'assenza deriva dal mancato gradimento nei confronti di alcuni commensali. Il polo moderato durante la riunione ha rivendicato la medesima dignità delle forze politiche considerate più grandi. Tra 4-5 giorni le parti si rivedranno per iniziare a valutare anche qualche nome e sarà una riunione allargata anche ad altri esponenti. L'accelerata impressa agli eventi dal polo moderato deriva dalla saldatura dell'asse PD Movimento 5 Stelle, mentre nel centrodestra la situazione sembra essere ancora caotica.